Su questo voglio sentire ovviamente Moreno Pasquinelli, il quale è fondatore del Fronte del Dissenso, e chi meglio di lui può parlarci di dissenso. Prego, Moreno. Sì, mi alzo, io vi saluto tutti, ho ringraziato Gallo e gli amici che ci hanno invitato come Fronte del Dissenso, io sono portavoce, sì, io chiaramente ho preso scherzosamente l'invito che bisogna cambiare nome perché no, noi siamo, ci autodeterminiamo, non lo cambiamo, abbiamo deciso di non cambiarlo, capisco che bisognerebbe, come posso dire, avanzare un approccio programmatico, teorico, ideologico più forte, molto più avanzato. Secondo me non ce l'abbiamo ancora, per cui adesso è il momento della costruzione dell'opposizione rivoluzionaria e per noi va bene così. Noi, come forse alcuni di voi sapranno, siamo nati come esperimento confederativo. Quando noi nascemmo in pieno regime Covid, quando i primi gruppi già si erano mobilitati, ovviamente, indicemmo questa assemblea per federare tutte queste associazioni, no, vivacissime, che erano sorte contro la dittatura sanitaria, contro il grande reset. Ci aspettavamo 150-200 persone e quando io e la Tiziana Alterio indicemmo, diciamo così, questa assemblea, la facemmo a Circo Massimo a Roma perché al chiuso non ci si doveva stare e c'erano 2.000 persone. E quindi nacque il Fronte del Dissenso con 132 associazioni. Oggi di queste 132 associazioni non esistono più nemmeno una decina perché le cose sono profondamente cambiate. Perché poi è arrivato il movimento contro il Green Pass, che è stato un grande movimento di massa, e noi modestamente come Fronte del Dissenso abbiamo fatto quello che potevamo, ma ne siamo stati protagonisti. Però noi riteniamo che l'esperienza, perché si parla molto di unità, voi sapete, noi siamo stati tra i promotori dell'Appello dei 100 nell'aprile dell'anno scorso, dicendo, guardate che, aprendo anche una parentesi, scripta manente, guardate che le elezioni è probabile che saranno anticipate e non saranno nel 2023, che ancora avremmo dovuto farle. Per cui diamoci una mossa ad unire le forze per evitare la frantumazione e lo sparpagliamento. Quindi qui voglio dire, rispondo anche all'amico Stefano D'Andrea, no, che irride a tutti quelli che hanno cercato l'unità. Noi proponemmo questa domanda alla manifestazione del 1° maggio a Padova con 30.000 persone. Facemmo una tavola rotonda, qualcuno di voi l'avrà vista, ci sarete stare, io la presiedevo tra l'altro, no? E chiesi alla piazza se fosse giusto o sbagliato quello che noi pensavamo come promotori di quella manifestazione, che occorreva la più ampia unità di tutte le forze dell'opposizione antagonista contro la dittatura sanitaria. E fu un coro unanime. Vogliamo l'unità. Questa unità non si è fatta, è una grave responsabilità. Quindi noi come Fronte del Dissenso poi abbiamo chiesto anche che alcuni dirigenti, tutti, dovrebbero fare un minimo d'autocritica. Non l'abbiamo vista questa autocritica. E questo esprime insipienza e immaturità politica di questi gruppi dirigenti. Secondo noi, ma non perché vogliamo farci più belli e più bravi e metterci le medagliette, però noi abbiamo fatto i nostri conti, nonostante le proposte di candidature le abbiamo rifiutate, perché sapete che quando si va divisi in una competizione antagonistica, mors tua vita mea, se io vengo con te sono contro l'altro. E perché avremmo dovuto lottare contro gli altri? Quando noi ci siamo battuti come eroi in 2 anni difficilissimi, in una storia drammatica che ci ha segnato tutti quanti. Le elezioni ci dividono e la lotta ci unisce. Quindi fatevi pure le vostre elezioni, tanto non ce la farete, noi l'abbiamo detto prima. E per questo siamo stati anche subissati. Ma non abbiamo fatto campagna astensionistica. Qui vorrei che fosse chiaro. Noi abbiamo fatto ben distinzione tra le liste del sistema e del regime e coloro che erano antisistema. Abbiamo detto, noi non ci candidiamo, ma votate chi volete. Deve essere molto chiaro questo qui, perché non ci si batte per l'unità e poi si fa la gara a chi ce l'ha più lungo. Però tutto questo era una premessa per dirvi che noi abbiamo subito un profondo processo di trasformazione, da confederazione, diciamo così, poi avevamo anche detto guardate che la sconfitta che ci sarà non è che casca solo addosso a coloro che hanno presentato le liste, casca addosso a tutti, sarà un patatrac enorme, si produrranno ferite profonde, ci sarà una fase di spappolamento che è esattamente avvenuto, ma perché lo diciamo? Perché, diciamo così, alcuni di noi
quelli che stanno un po' alla guida del fronte di dissenso, a parte i giovani, hanno vissuto mezzo secolo del Novecento e queste cose le abbiamo viste. Le sconfitte producono ferite profonde. E qui ci spieghiamo anche la rottura che c'è stata in ancora Italia. Ma ci spieghiamo la rottura che è in corso in Italexit? Ci spieghiamo le rotture in corso nel Partito Comunista? Ci spieghiamo le rotture? Quando si vince, noi avevamo anche messo nel conto, guardate che chi vince poi c'ha il pallino in mano e detterà le regole e dovremo farci i conti, ma nessuno vincerà. E adesso siamo qui a cercare di curarci le ferite, che non sono solo ferite che dipendono, sì, certo, dall'egocentrismo, dall'individualismo, da 40 anni di neoliberismo che ci hanno tutti individualizzati, e certo, la psicologia è importantissima, però prima viene la politica. Io penso che per curare le ferite dobbiamo fare tutti un salto politico enorme, perché siamo dentro una fase storica di svolta epocale, che noi come fronte del dissenso chiamiamo svolta di civiltà. Qui non è solo questione della setta dei transumanisti, dei postumani che lucubrano le loro distopie, qui c'è proprio un passaggio sistemico da una forma di capitalismo a un'altra forma di capitalismo, che noi chiamiamo cybercapitalismo, tanto per capirci. Che non è solo il capitalismo della sorveglianza, è un altro modo di produrre, di concepire il profitto, di concepire l'economia, di concepire le istituzioni, di concepire la vita civile e di concepire la persona. È una svolta di civiltà antropologica. Allora, la domanda che ci si pone a noi adesso è se siamo all'altezza della sfida che l'elite globalista ci porta. Perché se entriamo in un terreno inedito, con nuovi rapporti sociali, con una nuova ideologia dominante, e noi dobbiamo stare a quell'altezza, perché voglio dire, dobbiamo misurarci nei prossimi 10, 15, 20 anni. Qui per questo ci trasformiamo anche come fronte di senso, perché stiamo elaborando un manifesto che prova a suggerire a noi stessi, a voi tutti, quale potrebbe essere non solo l'analisi concreta dei processi di trasformazione profondi che il mondo sta subendo, e di cui la guerra micidiale, che è l'inizio della terza guerra mondiale, tra la Russia e la NATO è solamente un epifenomeno, è il segnale che stiamo passando da un'epoca a un'altra, e allora bisogna attrezzarci, ma l'attrezzatura non è solo l'unità che noi tutti auspichiamo, come meglio come fronte delle opposizioni, questo è normale, no, tutti uniti dobbiamo stare in un'alleanza di opposizione, e non è facile, però occorre un'idea politica, occorre un pensiero forte. E io, con tutto il rispetto anche per gli amici che mi hanno invitato, io questo pensiero forte, noi questo pensiero forte attorno a noi non lo vediamo, perché si continua a discettare, basta con l'ideologia del Novecento, né destra né sinistra, a volte è un alibi per chi non ha idee. Riesco a spiegarmi? Perché non è che dobbiamo buttare il bambino con l'acqua sporca, perché 2000 anni di civiltà, 2500 anni della nostra civiltà, quella greco-romana e poi cristiana, quella che è stata segnata dal nostro umanesimo e dal nostro rinascimento e dal pensiero illuministico, perché no? Che appunto non dobbiamo demonizzare. E poi da tutti i movimenti socialisti, delle classi oppresse di questo mondo. Che vogliamo buttare tutto al macero? Con questa storiella, perdonatemi, neoliberista, che ha contrassegnato l'egemonia neoliberista con tutto il golpe di mani pulite, ma destra e sinistra sono tutti finiti, sono tutti uguali e così via. Esistono diverse visioni del mondo e dell'uomo. I transumanisti, i postumani ce ne pongono una, ok? L'uomo macchina, ibridato, il cyborg come esempio e archetipo della ibridazione e del non avere identità. Noi cosa opponiamo? Che idea di uomo, di persona, non di individuo, che è un concetto liberale, opponiamo? E quindi mi permetto di dire che il punto forte della nostra Costituzione repubblicana è proprio qui. Non è che ce l'hanno dettata gli americani. Attenti ragazzi, attenti, perché non possiamo avanzare se non sappiamo difendere le cose che abbiamo già, bisogna saper resistere, è il concetto di persona, c'è un concetto filosofico di uomo là dentro a quella Costituzione, che viene dai costituenti che avevano gli attributi per poterlo scrivere, tutta la prima parte dei valori. Qui dobbiamo essere chiari, perché per noi se non c'è l'accordo sulla prima parte dei valori della Costituzione, anche contro coloro che l'hanno stuprata, e allora noi non siamo manco per l'unità, dobbiamo essere chiari, la nostra unità non può essere solamente il minimo comune denominatore, ci abbiamo un nemico e ci mettiamo insieme, no, per forza dobbiamo anche porre una piattaforma valoriale e o ci riconosciamo nella prima parte della Costituzione oppure non capisco di che cazzo di unità stiamo parlando, punto, punto.
Non scherziamo su questo. Ci sarà una ragione se la vogliono stuprare, se la stanno mettendo sotto attacco. Quella Costituzione è frutto di secoli di civiltà, politica, giuridica, filosofica, culturale. Ce l'avessimo con i padri costituenti. E non dite che erano servi degli americani, non lo erano. Perché la NATO è nata dopo. Perché c'era già la guerra fredda e tutta una serie di vicende complesse che noi non possiamo semplificare. Certamente non sto io qui a darvi lezioni di storia. Grande rispetto quindi per chi ci ha preceduto, per chi ci ha consegnato un paese che nonostante i limiti, noi l'abbiamo persa quella guerra, è chiaro, sì. E nonostante questo ci ha consegnato la possibilità su quella base di ripensare il mondo, di ripensare l'economia, di non essere schiavi del capitalismo, del profitto, eccetera, eccetera, tutte cose che sapete. Comunque la questione è questa, no, il nemico ci sta sfidando e procede a velocità supersonica nel proporre una visione ideologica del mondo nuova, nel fare terra bruciata di tutte le tradizioni più o meno sacre, che siano religiose o politiche, attenti a dire che tutto è finito e che non c'è più destra e sinistra, attenti, perché si rischia di fare il loro gioco, perché ci propongono la loro visione transumanista come la grande novità, rivoluzionaria, ultra progressista. Facciamo i conti col nostro passato, dobbiamo farlo onestamente, poi magari troviamo il terreno comune, apriamo il dialogo. Ma non solo, permettetemi, per questa cosa delle liste elettorali. Ci stanno le elezioni tutti gli anni, adesso ci stanno in Lazio e in Lombardia e nessuna forza della cosiddetta opposizione antisistemica riesce a presentarsi. In Friuli già c'è il patatrac delle nuove divisioni. Non è su questo che noi vorremmo chiedervi il confronto e aprire un dialogo, non è su questo. È un profondo confronto di tipo culturale, etico-filosofico, perché siamo dentro una minaccia che non c'è mai stata nella storia di come si sta trasformando questo capitalismo. E io lo so che voi lo sapete, ma allora di che cazzo stiamo parlando? Lo vogliamo aprire questo tavolo di confronto? Perché l'unità si costruisce sui contenuti, sul rispetto reciproco, e il rispetto reciproco viene dal scoprire nell'altro che è uno che si interroga, che ha qualità, che non c'ha sempre risposte belle e pronte, anche noi ci stiamo interrogando, stiamo lavorando sul manifesto, costa fatica, altro che la fatica delle liste elettorali, parlare dei concetti nuovi di persona, di mondo, di che cos'è il sacro e che cos'è una visione etica dell'umanità, cosa recuperiamo dell'umanesimo, cosa recuperiamo del cristianesimo e dell'illuminismo, queste sono le partite vere, di fronte alle quali noi tutti siamo posti, non per uno schirbizzo, perché il nemico ce lo impone. Allora, o noi siamo in grado di proporre una nuova ideologia, certo, non sto mica dicendo di ripescare ciò che c'era nel passato, ma non buttiamo il bambino con l'acqua sporca, perché l'acqua sporca l'Occidente ce n'ha avuta tanta, e anche molta merda ci ha avuto l'Occidente, ok? Tipo l'imperialismo, il colonialismo, eccetera, eccetera. Ma non possiamo buttare il bambino con l'acqua sporca. Cosa salviamo? Ma non per ripetere le vecchie ideologie, per prendere i pezzi come in una cassetta degli attrezzi, gli arnesi che ci servono e costruire una nuova visione del mondo, perché è da quella che dipende la nostra base etico-politica e filosofica. Che paese vogliamo? Non possiamo solo parlare di uscita dall'euro, figuratevi se non siamo per l'uscita dall'euro. Chi mi conosce sa che siamo stati tra i primi 15 anni fa a fare le grandi conferenze per l'uscita dall'euro, che erano piene di quelli che saranno traditori, come Borghi, Bagnai e tanti altri, no? Non faccio altri nomi, che sono passati tutti di là, da quell'altra parte, e fanno i servi del regime. Anche per questo, se non c'è una visione etico-politica profonda, saremo ancora segnati dai tradimenti, da quelli che se ne vanno, da quelli che passano dall'altra parte. È una battaglia storica profonda la nostra. Profonda, lunga, e siamo dentro una guerra. E allora consentitemi di dire, le difficoltà che ci stanno, io penso che potremo superarle se c'è questa assunzione di responsabilità, con un posizionamento politico però, perché non vorrei che quello che sto dicendo fosse scambiato per intellettualismo. Dio ce ne scampi e liberi, noi siamo militanti politici, come è stato detto, siamo in guerra, siamo nel ventre della bestia, siamo resistenti oltre le linee, siamo i nuovi partigiani e la nostra battaglia è difficilissima. Per questo, e la butto lì, auguriamoci che la Russia la vince questa guerra, va?